Benvenuti sul canale McGuffin. Oggi parliamo di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, diretto da Elio Petri e uscito nel 1970. Questo film è un capolavoro del cinema italiano che offre una critica feroce e incisiva del potere e della corruzione. Interpretato magistralmente da Gianmaria Volonté, il film si rivela una straordinaria riflessione sulla giustizia e sull'impunità di chi detiene l'autorità. Il capo della squadra omicidi, un uomo che resta senza nome per tutto il film ma che viene chiamato il dottore, uccide la propria amante, Augusta Terzi. L'assassino non si preoccupa del fatto di aver lasciato evidenti indizi della propria colpevolezza sulla scena del crimine, anzi si diverte a disseminarne altri intenzionalmente, sfidando i suoi colleghi a incriminarlo. Questa provocazione mette in luce la sua arroganza e la sua convinzione di essere al di sopra della legge, protetto dalla posizione di potere. Gianmaria Volonté offre una performance indimenticabile, riuscendo a catturare la complessità e il cinismo del suo personaggio. Il dottore è una figura inquietante, un uomo che rappresenta un'istituzione corrotta e che è sicuro della propria intoccabilità. La sua interpretazione dà vita a un personaggio tridimensionale, capace di suscitare nel pubblico sentimenti di repulsione e fascinazione. Elio Petri dirige il film con mano ferma e sguardo acuto, utilizzando una regia meticolosa e una sceneggiatura brillante per esporre le sinistre dinamiche del potere. La fotografia e le scelte stilistiche del film contribuiscono a creare un'atmosfera inquietante e paranoica che riflette perfettamente il clima politico dell'epoca. Ogni inquadratura è pensata per amplificare il senso di pericolo e di oppressione, mantenendo lo spettatore costantemente attaccato allo schermo. La colonna sonora di Ennio Morricone è un altro elemento fondamentale del film. Le sue musiche, sempre iconiche e riconoscibili, aggiungono un ulteriore strato di tensione e drammaticità che va ad arricchire l'esperienza visiva ed emozionale. Il compositore riesce a tradurre in musica le inquietudini e le angosce del protagonista, contribuendo a rendere il film ancora più coinvolgente. Gianmaria Volonté regala una delle sue prove più convincenti, calandosi in un'immedesimazione che rasenta la perfezione e regalandoci un personaggio che resterà nella storia del cinema italiano. Uscita in un clima di tensione politica, la pellicola fu messa sotto processo dalla censura per il soggetto narrato e per la rappresentazione che faceva della polizia e rischiò per questo di non uscire nelle sale cinematografiche. Ciò nonostante, dopo l'assoluzione, riuscì a ottenere un grande successo di pubblico nelle sale italiane. La volontà di Elio Petri era mostrare il potere nella sua brutalità, ma senza rinunciare all'estetica filmica e all'utilizzo drammaturgico del linguaggio cinematografico. Nella scrittura di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, lo sceneggiatore Ugo Pirro inserì riferimenti all'opera di Bertolt Brecht, mentre Petri, che in quel periodo si divideva tra letture freudiane e kafkiane, volle inserire una citazione dello scrittore Bohème alla fine della pellicola. L'esercizio del potere viene dipinto come un'azione di controllo delle masse, che non esita a ricorrere all'intimidazione, e la legge viene rappresentata come vincolante per il popolo, ma non certo per i suoi servitori. L'omicidio avviene nello stesso giorno in cui il commissario viene nominato responsabile dell'ufficio politico e nel suo discorso di insediamento il dottore afferma: il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere, la repressione è il nostro vaccino, repressione è civiltà. Se Petri si serve di movimenti della macchina da presa di grande finezza registica, Volonté risponde con delle prodezze vocali e una corporalità perfetta. Le scene cult si sprecano e tra queste ci sono sicuramente gli interrogatori, come quello dell'ex marito della donna uccisa, che viene ricoperto di insulti e minacce dai poliziotti. Il commissario partecipa alla violenza psicologica per poi sentenziare: per me è innocente.
In un altro interrogatorio, un anarchico individualista però gli tiene testa, mandando in crisi il commissario e andando a creare una situazione grottesca e surreale in cui i ruoli sembrano ribaltarsi. In conclusione, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è un film che continua a essere rilevante e potente, un monito contro gli abusi di potere e un invito alla riflessione sulla giustizia. Elio Petri e Gianmaria Volonté hanno creato un'opera che rimane un pilastro del cinema italiano e una testimonianza della capacità dell'arte di interrogare e sfidare la realtà sociale e politica. Se non avete ancora visto questo capolavoro, è giunto il momento di farlo. Non ne resterete delusi.